Una cena dal sapore antico a base di prodotti caratteristici delle nostre terre, dal prebugiun di patate quarantine al cavolo nero da seggio, la cipolla rossa di Zerli, le melanzanine genovesi. Il porticato Brignardello a Lavagna è stato per una sera il palcoscenico per queste celebrità a rischio di estinzione. L'iniziativa della cooperativa agricola Lavagnina ha posto l'attenzione proprio su questo aspetto. C'erano particolarità, particolari semi e prodotti che andavano pian piano perdendosi. Ci siamo messi in testa di salvaguardare una decina di cultivar del nostro territorio per fare in modo che queste piante, questi semi caratteristici non vadano persi. Questo impegno è stato inglobato nel progetto Orto League, finanziato da Regione Liguria attraverso i fondi del PSR. Prevede la valorizzazione di ortaggi coltivati localmente e dobbiamo dimostrare che sono diversi da varietà commerciali. E il progetto è interessante perché abbiamo da una parte dei partner scientifici, ma importante secondo me dire che partecipano a questo progetto le aziende agricole del nostro territorio che coltivano queste varietà orticole particolari da generazioni. Preservare le sementi di questi antichi ortaggi del Tiguglio è il primo obiettivo, ma non è il solo. Lo scopo di tutto questo, appunto, no, è tramandare alle future generazioni un tesoro di cultura e coltura che fino ad oggi ci è arrivato per le generazioni precedenti che ce l'hanno tramandato naturalmente. Oggi che l'agricoltura è diventata anche più burocratica, più complessa, per poterla mandare avanti occorre certificare questi prodotti con un marchio, diciamo, di provenienza.